Centro cittadino affollato, soprattutto nel pomeriggio nella zona di Ponte Rosso, con migliaia di persone che partecipano agli eventi in programma anche per la giornata di domani. Si tratta dello Slow Fest in Piazza Sant'Antonio, del Trofeo Internazionale di Canoa Polo sul Canal Grande e della Beer Fest, prima festa della birra in Piazza Ponte Rosso, che si abbina alle ormai tradizionali iniziative di tanti locali del centro per celebrare l'Oktoberfest. In questo caso, oltre alle offerte enogastronomiche, il programma prevede concerti e animazioni. Domani musica e cabaret con Maxino, Flavio Furian e Elisa Bombacigno. Slow Fest, Festival degli Sloveni in Italia, promosso dall'Unione dei Circoli Culturali Sloveni con il Comune di Trieste. L'ampio programma propone complessivamente 60 eventi. Ha attirato l'attenzione di sportivi, curiosi e turisti il Trofeo Ponte Rosso, che si concluderà domani pomeriggio. E domani pomeriggio alle 3:30 c'era la grande finale, per vedere chi si giudicherà questo trofeo, la 11ª edizione. Questo sport è uno sport raro, ma ormai Trieste lo conosce veramente bene, perché penso siamo una delle poche, se non l'unica città d'Italia che ce l'ha nel cuore della città. Si gioca un pochino, però il Circo Mercantile Nazarosauro è famoso per la canoa acqua piatta. Abbiamo ragazzi che sono delle Olimpiadi recentemente, o adesso sono vari con i colori azzurri, ma da 12 anni è nata anche a Trieste la canoa polo. Quest'anno due nostre giocatrici sono andate a fare l'europeo, la scorsa settimana erano in Germania a fare l'europeo Under 21 femminile, e sta crescendo, a Trieste da 12 anni ormai è cresciuto grazie al Circolo Mercantile Nazarosauro.